Le terapie oncologiche oggi consentono a circa il 60% dei pazienti di guarire dal cancro. Spesso però si manifestano effetti collaterali delle cure anche a livello cutaneo, che rischiano di ledere ulteriormente il benessere psicofisico delle persone già provate dalla malattia oncologica. Ne abbiamo parlato con il professor Bruno Vincenzi del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Ma ci sono degli altri effetti collaterali, tra questi appunto gli effetti collaterali cutanei, che sono molto meno conosciuti e molto meno sottolineati. Ciononostante, sicuramente hanno un impatto devastante sulla qualità della vita dei pazienti. La cute è un organo, fondamentalmente più che un tessuto, estremamente complesso, per il quale possono esserci manifestazioni di tossicità estremamente eterogenee. Chiaramente, come tutti i distretti, essendo un distretto ad alto rate proliferativo, cioè un ricambio cellulare molto 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 frequente, questa la rende un tessuto suscettibile all'insulto indotto da farmaci, chemioterapici da un lato, immunoterapici o anche farmaci biologici. E chiaramente l'identificazione di questo tipo di tossicità deve consentire al medico di avviare immediatamente delle manovre, delle contromanovre per cercare di limitare la tossicità indotta da questi farmaci. Per venire incontro a questi bisogni dei pazienti, che spesso soffrono di secchezza estrema della pelle, bruciore, prurito intenso, desquamazione, eritema con gonfiore a livello di mani e piedi, Accor Healthcare ha messo a punto Concare, la prima linea di prodotti coadiuvanti cosmetici formulata secondo le raccomandazioni della European Society of Medical Oncology. Massimiliano Rocchi, amministratore delegato di Accor per l'Italia. Accord da quando ha avviato le sue attività in Italia ha sempre cercato attraverso i suoi prodotti di offrire soluzioni che in qualche maniera avvantaggiassero o semplificassero l'attività o la vita di chi questi prodotti li avrebbe utilizzati. Nell'ottica di allargare, per così dire, lo sguardo sulla condizione del paziente. Il tentativo di non concentrarsi esclusivamente sulla terapia, ma di guardare in maniera molto più ampia, molto più allargata e molto più profonda all'esperienza che il paziente vive nel momento in cui gli viene purtroppo diagnosticato un cancro. È chiaro che l'utilizzo di prodotti specifici per la specifica tossicità cutanea aiuta molto il paziente a limitarne l'effetto invalidante. Nel corso di un evento online dedicato proprio alla tossicità cutanea, è stato presentato anche un decalogo stilato agli specialisti per orientare i comportamenti di chi deve fronteggiare situazioni di questo tipo. Nella stessa occasione, Accord ha lanciato la propria nuova gamma di prodotti. La linea Concare in questo momento è composta da tre creme. Che si rivolgono quindi evidentemente a problemi che possono presentarsi a carico della pelle. Nel corso dei prossimi mesi sono previsti appunto è prevista la commercializzazione di nuovi prodotti che evidentemente andranno però a tentare di risolvere, di aiutare, forse è meglio, il paziente anche in relazione ad altri effetti collaterali. La nausea, il vomito, per esempio, piuttosto che difficoltà nell'appetito. Al momento la linea prevede una crema riparatrice pelle, una crema mani e piedi e una crema lenitiva.